poco prima di Ferragosto il governo ha varato la cosiddetta manovra bis, cioè si tratta di un supplemento di finanziaria che va ad aggiungere ai 47 miliardi di tagli già fatti dal governo Berlusconi a luglio un ulteriore insieme di misure e di tagli del valore di 45 miliardi. Il problema, secondo me, non è tanto stabilire come questi tagli potranno aiutare l'Italia ad uscire dal pantano, ma bisogna appunto capire che tipo di manovra è, cioè se si tratta per esempio di un parcheggio, se si tratta, che ne so, di una partenza con il freno a mano in salita, oppure se si tratta di un sorpasso. La maggior parte degli oppositori di Berlusconi e di Tremonti dicono che si tratta di una manovra di retromarcia, perché Berlusconi e Tremonti avevano detto che non avrebbero mai messo le mani nelle tasche degli italiani e invece non solo ce le stanno mettendo, ma stanno pure ravanando. Però secondo me non si tratta di una manovra di retromarcia, si tratta di un'inversione ad U. E mo vi spiego pure perché. Nella manovra c'è una misura che dice che le province che hanno meno di 300.000 abitanti devono essere soppresse. Berlusconi però non ha fatto i conti con una cosa molto importante, e cioè che tra queste province ce n'è una dove abita una persona che è l'araba fenice della politica italiana, anzi siccome è maschio è il fenicottero della politica italiana, cioè stiamo parlando del leader indiscusso dell'Udeur, Clemente Mastella. Clemente Mastella è abitante di Ceppaloni, cioè della provincia di Benevento. Voi quindi potete immaginare cosa è successo quando lui ha saputo che la provincia di Benevento poteva saltare. Allora cosa ha fatto? Ha preso la moglie, l'ha trascinata in strada e ha cominciato a guidare le truppe sannite contro il governo. E ha avuto quella che secondo me è un'idea geniale, cioè lui ha detto: Berlusconi, tu mi vuoi cancellare la provincia di Benevento? Allora sai che faccio? Io faccio aumentare gli abitanti della provincia di Benevento, così tu non ci puoi più cancellare. Cioè lui sta facendo una specie di ratto delle Sabine, prende gli abitanti dalle altre province e li fa venire a Benevento. E sapete che cosa succederà? Che la provincia di Benevento avrà milioni e milioni di abitanti, Mastella diventerà l'imperatore d'Italia con Benevento capitale e l'Italia diventerà una provincia con meno di 300.000 abitanti e dovrà essere cancellata, Berlusconi compreso. Perciò siamo sicuri che Tremonti la tiene la patente?